Strumenti di cattura che, anche se abbandonati, continuano a intrappolare e uccidere, oltre che desertificare i fondali su cui giacciono. Sono le reti da pesca perse in mare, una minaccia per pesci umani, oltre che una causa di inquinamento. Depositate sul fondale liberano col tempo le microplastiche che entrano nella catena alimentare arrivando sino a noi. Un altro problema è quello della pesca passiva, continuano a pescare in maniera non selettiva e pertanto producono un danno importante all'ambiente circostante. E poi distruggono tutto ciò su cui si posano. Ad oggi oltre 36 tonnellate di reti sono state recuperate dai nostri fondali. Questo è un intervento di recupero a 3 miglia dal litorale romano, un'operazione pericolosa per cui serve personale specializzato. Le reti sono pur sempre strumenti di cattura da cui è bene tenersi alla larga. Non va toccata perché costituisce un pericolo, è necessario anche segnalarlo alle autorità competenti, quali la Guardia Costiera, in modo tale da poter consentire un intervento solo per gli specialisti. In questa operazione la Capitaneria ha coinvolto anche dei diving per allargare il raggio di azione dei recuperi. Le reti, una volta arrivate a terra, entrano nel ciclo dei rifiuti per essere smaltite o recuperate.